Confessioni di un self-publisher. Mi piaceva il titolo del video e ho pensato, sai cos'è? Faccio un video con qualche riflessione su quello che sto imparando in questa vicenda del mio nuovo libro Lavorability, che spero che tu abbia preordinato, che spero che tu abbia preordinato, perché è un'esperienza interessante per me, è la mia prima esperienza di autopubblicazione e quello che vorrei fare è periodicamente documentare un pochino questo percorso e magari ti può tornare utile perché ti vuoi autopubblicare il libro. Mi sono segnato nove cose che ho notato. Allora, la prima considerazione è questa qua. Ovviamente, Rosario mi ha scritto, ovviamente non farlo per soldi. Qui parliamo di libri di business, ma in generale se uno in Italia o all'estero, anche qua in Inghilterra, scrive un libro pensando di fare il grano, secondo me ha dei seri problemi. È possibile fare soldi con un libro? Sì, hai casi, no? I grandi bestseller. È molto molto improbabile, fai prima andare a casino. Ora però è vero che la monetizzazione di un libro, cioè quanti soldini fai, dipende da persona a persona. Magari per uno fare 10.000 euro e lì da solo, è uno sbarbato, scrive un libro e porta a casa 10k, è già un ottimo risultato e va bene così. Se tu sei, come nel mio caso, un tizio che fa l'imprenditore, che ha persone da pagare, dipendenti, cose, strutture, Inghilterra, Italia, il fatturato di un libro per un'azienda normale è una cifra minuscola. Se la tua azienda fattura 100.000 euro, non è un'azienda, è un hobby, a meno che uno faccia, capito, la startup che deve scalare, perde soldi, ma quello è un discorso diverso. Fatta questa premessa sulla monetizzazione, dove poi peraltro il libro in generale è sempre usato, non è il mio caso di Lavorability, però se guardo gli altri autori di business, guardo i Tony Robbins, Brandon Bouchard e tutti gli altri, lo scopo della stragrande maggioranza di questi libri non è mica incassare, è fare marketing, fare promozione, allargare il cosiddetto brand awareness, la visibilità del tuo brand e tutte queste bagliate qua. No, ma che è vero, un libro serve a questo. Ti dà maggiore visibilità, ti dà modo di fare un po' di interviste, un po' di articoli che escono e è l'inizio del cosiddetto funnel, no? Cioè, tutti questi signori hanno un funnel di vendita. Parti dal libro, poi fai il corso, poi fai il master, ma poi fai tutte le menate. Insomma, questo è il solito cinema che vediamo, insomma, quando ci sono libri di business, tipicamente hanno questa strategia. Nel caso di Lavorability, per me è un esperimento di autopubblicazione. Non c'è dietro il videocorso poi su come reinventarti il tuo lavoro, dai, facciamo l'evento e facciamo il lavoro. No, non è così, ecco. È un esperimento a sé stante per provare a dimostrare un punto, che è possibile oggi autopubblicarsi in Italia e fare dei discreti numeri senza aver dietro nessuno. Questa è un po' la logica. Punto numero due è che è una fatica bestia. Se io tornassi indietro, è ovvio che nel momento in cui volessi fare un ragionamento di tranquillità e di non sbattermi troppo, vado con un editore grosso. Perché? Perché con un editore grosso è più facile. Tu scrivi il libro, lo promuovi, fai tutto tu, ma poi lui almeno si smazza la distribuzione e un pelo di promozione. Se tu hai già un pubblico è troppo più facile. Se invece vuoi fartelo da te, ricordati che è una fatica bestia, perché devi pensarlo, scriverlo, sistemarlo, curare tutti gli aspetti collegati, poi ne parliamo, poi devi promuoverlo e poi ti devi smazzare anche la parte di distribuzione. Allora, vediamo la parte di distribuzione. Nella distribuzione, la prima opzione che uno ha, vi dico quelle che io ho imparato in questo percorso e poi nei commenti segnalate le vostre, insomma, se ci sono autori in self-publish, è un modo di condividerci un po' di riflessioni. Siamo tutti sulla stessa barca da questo punto di vista. Prima possibilità è che tu ti fai il tuo libricino digitale. Fai, diciamo, il tuo ebook. Può essere o un PDF brutto e orrendo che ti vendi per i fatti tuoi. Noi avevamo fatto un esperimento con una guida per Instagram. Ne avevamo venduti, qualche migliaia, insomma non tantissimi, ma era solo un PDF, se non sbaglio, non era un formato ebook e lo vendevamo direttamente noi. In quel caso tieni tutto l'incasso di quella guidina, se no, opzione 2, usi il KDP, Kindle Direct Publishing, e vai a pubblicarlo su Amazon. In teoria c'è un po' di visibilità in più, dall'altro lato gli lasci la fetta, la cagnotta ad Amazon e tu tieni una percentuale. Opzione numero 2, decidi non di avere il libro solo digitale, ma lo vuoi anche cartaceo, perché magari la mamma vuole la copia cartacea. Allora in quel caso hai due possibilità. O te lo stampi tu, o fai fare all'Amazon di turno il print on demand. In pratica, nel primo caso, te lo stampi, vai da una stamperia, ti fai fare un preventivo e dici quante copie vuoi? 50.000. Tu cacci il grano,
loro ti stampano le copie, poi dici guarda queste copie mandale ad Amazon nei magazzini e Amazon vende il tuo libro in sostanza. Ipotesi 2 invece è che tu non stampi un bel niente di niente e lasci fare ad Amazon la stampa, loro stampano in tempo reale e mandano al cliente. Vantaggi e svantaggi. Il vantaggio è che se te lo stampi tu tieni più cagnotta e quindi non so, su un libro che costa 19 euro, quello che costa il mio 19,90, non mi ricordo quanto sia, tu tieni, non so, 8 euro a copia, una roba del genere. Spannometricamente, però per darvi un po' di riferimenti, anche perché vedo che nessuno parla di cifre. Cazzo, parliamo di cifre anche ogni tanto, no? Se tu invece fai print on demand, probabilmente ne tieni 4, cioè la metà. Come autore prendi ancora meno perché tieni il 10%, quindi diciamo autore con casa editrice 10%, 8%, 15% in base alle tue capacità di trattativa. Poi print on demand arrivi, non so, 20% a spanne e se stampi tu tieni di più. Qual è il problema? Che se stampi tu hai anche un problema legato proprio al libro cartaceo, oltre agli spostamenti, che quelli sono relativamente facili, è un problema del reso. Il problema della distribuzione nelle librerie, ad esempio, è il reso. Se una libreria compra, ordina, cuca 20, 30, 50 libri, poi quelli che non vende li rimanda indietro. E nel momento in cui sei tu a gestirti il reso, te lo devi smazzare tu sul gobbo. E qui veniamo a un altro aspetto, la distribuzione in libreria. Allora, da un lato, una strada che noi stiamo cercando di percorrere è quella di avere soltanto Amazon come referente e uno compra da un servizio che si chiama Amazon Business, che funziona così in pratica. La libreria va su Amazon Business, acquista sconto fino al 35%. Considerate che io conosco un po' di librerie che oggi magari comprano il libro al 10% di sconto pur di averlo, oppure lo comprano su Amazon per far felice il cliente, per darvi un'idea. Quindi molte librerie sono estremamente tirate oggi e in difficoltà. Capite allora che fino al 35% di sconto su Amazon Business non sia male. In più hanno il reso, credo fino a 120 giorni, e allora la libreria sta in una botte di ferro perché può ordinare il libricino, anche poche copie, e poi se non funziona lo manda indietro e c'ha il suo sconticino e guadagna anche la libreria. Ipotesi 2, se tu non vuoi passare da un servizio così, vai a trovarti un distributore. Ce ne sono diversi, vai a parlare direttamente col distributore e il distributore, se vede che c'è opportunità di business, a quel punto si muove e dice ok, te lo distribuisco io, faccio io questo cinema delle librerie, chiaramente devi iniziare a scontare. Distributore, vai dal 50% di sconto al 65% di sconto, 70% di sconto, dipende da chi sei, dalle condizioni, da quanto è ramificato, insomma questi più o meno a spanne per avere anche lì un po' di parametri. Altra considerazione pratica, nel momento in cui decidi di autopubblicarti ci sono una serie di elementi da considerare, il design, la copertina, la correzione delle bozze, gente che ti aiuti a scrivere il libro, se come me sei negato a scrivere hai bisogno di qualcuno che ti aiuti a tradurre in parola scritta con le parole giuste, le virgole giuste, gli accenti giusti, quello che c'è nella testa, per cui hai bisogno comunque di un team, oppure sei bravo, sai fare tutto tu, fantastico, va benissimo, oppure deleghi queste parti, però è una voce che devi considerare. Una casa editrice ti dà ovviamente il vantaggio di avere queste competenze già in casa. Tu come autore hai un supporto e hai anche un'esperienza, no? Le case editrici esistono perché hanno un'esperienza negli anni, sanno cosa funziona, cosa non funziona, quelle più brave ti possono anche dare una mano e consigliarti. Se te lo fai da solo, ricordi che hai questo aspetto qua, che uno all'inizio sottovaluta un po', perché uno che scrive un libro pensa sì, ma io mi concentro su scrivere un grande libro, un grande contenuto, come il cantante che dice ma io mi concentro a scrivere una grande canzone. E sì, però poi c'è tutto il resto, c'è l'impacchettamento, c'è la cover, ci sono i dettagli, la rifinitura, la tipologia di carta, insomma ci sono tanti elementi e uno non deve mai dimenticarsene. Altra considerazione fondamentale, devo fare all'inizio, questa è la madre di tutte le considerazioni, io non scriverei mai un libro se prima non ho una community che possa essere interessata a quell'argomento. Anni fa io questo errore l'ho fatto perché avevo scritto un libro che infatti non ha mai letto nessuno. Io avevo già un po' di visibilità, no? C'è un po' di TV, cose, le radio, i miei trappolamenti digitali, però di fatto non era un pubblico interessato poi particolarmente a quello che dicessi, no? Sì, seguiva le cose di tecnologia, gli aggiornamenti, però non avevo nessun tipo di relazione con quelle persone. E quando sono uscito col libro, non l'ha comprato nessuno. Prima costruisci la community, dal mio punto di vista,
Poi, quando c'è una community realmente interessata a quell'argomento lì, a quel punto il libro è una cosa che puoi proporre. Una considerazione importante che secondo me nessuno fa, ma che credo che sia molto rilevante, una critica che viene fatta spesso a youtuber o a quelli che hanno una visibilità che poi escono con un libro, o agli sportivi, pensate, non so, Totti o tutti quelli che scrivono un libro che sono famosi, è quella di dire: ma tu non sei un vero autore. E la cosa interessante secondo me è che probabilmente il prodotto, il nome del prodotto dovrebbe essere diverso. Io personalmente, da amante di libri di business prevalentemente, perché leggo quelli lì, vedo nettamente una differenza tra un libro vero, che deve avere questo nome, Principles di Ray Dalio, è un gran bel libro, cioè oggettivamente un bel libro, oppure Seeking Wisdom from Darwin to Munger, cazzo, è un grande libro, cioè sono libri che veramente sono scritti anche con un'attenzione allo stile, alle parole, c'è una narrativa, insomma c'è una logica dietro, ben strutturata, autoriale. In moltissimi altri casi questa cosa non c'è, il libro è semplicemente un prodotto. Potrebbe chiamarsi Bibro, ok? Cioè potrebbe chiamarsi in un altro nome, dovrebbe chiamarsi in un altro nome, ed è un prodotto che serve a connettere un pubblico di fan con, non so, Ronaldo, oppure gente che è interessata ai contenuti del pelato qua a Montemagno, dice: ok, allora al posto di sentire i video, mi guardo, mi leggo su stampa o mi ascolto l'audiolibro, e a quel punto ho un altro modo di recepire quelle informazioni. Ma non c'è una parte autoriale, io non sono un autore, non so neanche scrivere, e questo secondo me crea non poca confusione. In generale, ognuno è libero di scrivere quello che vuole, se c'è un pubblico che compra è interessato, bene, se non c'è un pubblico che non compra, amen, insomma. Dall'altro lato è molto debole anche tutta la motivazione, il discorso sul fatto che se uno scrive un libro, poi questo, se è bello, deve diventare famoso a prescindere. Noi sappiamo che in tutti i settori tu devi essere bravo a fare un'attività, e in più devi essere anche bravo a farla conoscere all'esterno, o devi avere qualcuno che ti aiuta a farla conoscere all'esterno. Il genio solitario che scrive così, buio la sua cameretta, e deve essere necessariamente scoperto dal mercato, non esiste. Peccato, perché senz'altro ci sono un sacco di persone di valore, di libri super interessanti, di canzoni meravigliose, di film straordinari, che non conosciamo semplicemente perché non sono riusciti a farli emergere, o non c'è nessuno che è andato a scoprire quel tipo di talento. Però questo è il mercato, insomma. Un altro paio di considerazioni: il momento in cui uscire, far uscire il libro. Io ho fatto uscire il primo libro 2017, credo a gennaio, e anche questo, Lavorability, esce il 20 gennaio. Perché? Perché è una scelta legata all'argomento del libro. Il tema centrale di Lavorability è: il lavoro sta cambiando, c'è un bordello gigantesco, automazione. Quali sono i principi di base che possiamo utilizzare per reinventarci e surfare questa rivoluzione in corso del lavoro? Vediamoli. È un momento di riinizio, di rimettersi in discussione, di ricominciare, ripartire, rivedersi, rielaborarsi, ri. E il ri per me è equivalente a gennaio, quando uno torna dalle vacanze, ed è il New Year, New Me, con tutti i bei propositi per il nuovo anno, e quello è il momento giusto dal mio punto di vista. È chiaro che se avessi voluto vendere e basta, come logica, prendo e faccio la super vendita, esco nel periodo natalizio perché è regalo natalizio. Il prossimo libro invece, che ho già in testa di fare, secondo me sarà forte, sarà molto per un pubblico più esteso, più mainstream, chiamiamolo così, quello secondo me ha senso che esca invece nel periodo natalizio, perché è il periodo giusto per un regalo di quel tipo. Mi fermo qua, se no un pippone, immagino noioso per molti, ma magari interessante per chi vuole scrivere un libro di per sé. Qual è secondo me il futuro che avremo davanti? L'editoria sta cambiando, su questo non c'è dubbio. In questo momento nel panorama tu hai gli editori tradizionali da un lato e Amazon dall'altro, con collaborazioni e contaminazioni. Però diciamo questi sono i due contendenti. In mezzo ci sei tu, autore, che in realtà non hai potere né con l'uno né con l'altro, perché Amazon è una multinazionale con cui io pubblico il libro in questo caso, e le persone con cui collaboro io sono super fantastiche, straordinarie, ma chiaramente è un progetto molto minuscolo per una multinazionale. E dall'altro lato hai i grandi editori, allo stesso modo sei sempre una formichina. Secondo me il futuro sarà una piattaforma, la Shopify di turno, o Amazon se andrà in questa direzione, che semplicemente ti dà a te, autore, la possibilità
di pubblicare, di tenere un buon margine, di raggiungere gli utenti anche nelle librerie, ma a quel punto deve darti anche la logistica. Shopify, per dire, ha investito 1 miliardo per fare anche la logistica. Immaginatevi un Amazon on demand. Ecco, io se fossi Bezos direi, sai cos'è? Andiamo veramente incontro agli autori, diamogli una piattaforma così on demand con delle percentuali che siano sensate, ma dove il controllo dei lettori ce l'hai tu, sei tu autore che devi avere il rapporto diretto con gli autori, non puoi essere disintermediato né dagli editori tradizionali né da Amazon. E secondo me questa può essere una direzione che o Amazon prenderà o di fatto qualcuno uscirà per portare questo, e secondo me sarebbe un servizio interessante, anzi magari lo lancio io prima o poi, non lo so. Mi fermo qua, fine del primo episodio di Confessioni di un self-publisher. Ci vediamo al prossimo aggiornamento.